Ciò che contava in quel posto di luce non erano le grandi imprese, i gesti eclatanti, ma i piccoli gesti d'amore verso il mondo. Da una testimonianza di NDA, stato di premorte. Stamattina mi sono risvegliata con un buon profumo. Nella cucina mia figlia preparava un buon caffè. Ho affettato la torta e dopo un bacio abbiamo fatto colazione, elogiando quanto eravamo state brave a preparare quella delizia. Poi lei si è avviata nelle sue stanze, mi sono attardata a riordinare le tazze e mi sentivo un po' in colpa verso me stessa, poiché fuori la campagna e il cielo erano meravigliosi e silenziosi. E mi ero ripromessa di uscire a fare un giro in bici o a piedi con la nostra bellissima lupa bionda. L'ansia della fretta mi stava avvolgendo nelle sue spire fumose. Ma mi sono fermata, mi sono osservata e mi sono detta: tutto ciò che faccio è importante e positivo. L'universo mi approva ed è felice di me. Tutto è perfetto così com'è. Così mi sono calmata. Ho preparato dell'altro caffè, vincendo il senso di colpa, e ne ho portata una tazza a mia figlia. Lei mi ha guardata sorridente e mi ha detto: «Grazie, bella. Com'è bello risvegliarsi con te. Sei un angelo. E sei bellissima già così, appena sveglia». Quanto amore nelle sue parole, il mio cuore si è colmato di gratitudine. Grazie universo, ho pensato. Quest'ondata d'amore scaturita da un mio piccolo gesto d'amore mi ha confermato che tutto ciò che facciamo è importante. Che ogni nostro piccolo gesto può regalare e regalarci meravigliosi frutti inaspettati. Mettiamo dunque attenzione, diamo onore ad ogni nostro gesto benefico, ad ogni buona parola e ad ogni nostro pensiero positivo verso noi stessi e verso gli altri. Tutto ciò che faccio è importante per me e per gli altri, se compiuto con intento amorevole. E l'amore che spandiamo ci ritorna come un boomerang, amplificato. Così, quando ci assale l'ansia, la fretta, la sensazione di perdere tempo, quando compiendo piccole mansioni quotidiane ci sentiamo assalire da questa fretta, dalla sensazione di stare sprecando il nostro tempo, di stare trascurando qualche mansione più importante, fermiamoci, osserviamoci e rendiamoci consapevoli del fatto che tutto ciò che facciamo è importante. Anche la più piccola cosa. Quando assecondiamo un nostro intimo bisogno positivo, la lettura di un libro, un buon film, una passeggiata, quando ci va di disegnare, suonare la chitarra, danzare, scrivere, creare, facciamolo con gioia, con la consapevolezza che l'universo ama la nostra pura gioia, che la ritiene importante e ci approva. Tutto ciò che faccio è importante per me e per gli altri, se la mia anima è predisposta ad amare, alla priorità dell'amore su qualsiasi altra cosa. Tutto ciò che faccio è importante per me e per il mondo. Ogni mio gesto ha valore. L'universo gioisce delle mie azioni. Io agisco per il bene. Io agisco per ciò che è giusto.
io agisco per la pace. Io sono grata. Io sono grato. Io mi stimo e mi amo per ciò che faccio. Tutto ciò che faccio è importante per me e per il mondo. Troverai nella descrizione del video il link per raggiungere il ciclo terapeutico Omaggio di programmazione neurolinguistica per vincere l'ansia da sensi di colpa. Il ciclo dura 7 minuti, va ascoltato quotidianamente per 3 volte, per un totale minimo di 21 minuti al giorno. Ascoltalo per 90 giorni. Anche più volte al giorno, se lo desideri, gli effetti saranno più veloci. Adotta preferibilmente l'uso di auricolari o cuffie per potenziarne l'effetto. Il ciclo può essere ascoltato in qualsiasi momento o situazione. Non presenta nessuna controindicazione. Ripetere le affermazioni ne rafforza l'efficacia. Buon ascolto e a presto sul canale YouTube Anamea Anima Wireless.